Ora io mi infervoro, devo fare assolutamente questo video perché, vabbè, fine del mondo ieri non è avvenuta, questo lo sappiamo tutti, eccetera, eccetera, vabbè, è passata, no? Passata. Però adesso io devo spezzare una lancia a favore di questi poveri cristi, questa popolazione antica. Sempre molto rispettata fino praticamente ieri, adesso sbeffeggiata dalla gente, proprio è una cosa incredibile, no? Cioè, praticamente io non mi capacito di questa cosa qui, no? Cioè, adesso perché è andata via per il culo e maglia? Cioè, questi poveri cristi, cioè, oraci, loro probabilmente se fumavano, cazzo ne so, cioccolato, le foglie di coca, non mi ricordo più che cazzo facevano questi qua, no? Quindi giustamente loro si sono fatti il loro calendario, sono fatto tutte le loro cazzatine, no? Eccetera, eccetera, i calendari, i cazzi vari, però comunque sono un popolo rispettabilissimo, cioè nel senso, è una tecnologia comunque avanzatissima, ecco, ne sapevano un casino. Gente che mi prende per il culo, gente per il culo proprio li prende, cioè. Chi sono le mogli dei maiali, le maiane, cioè, maiane, cioè, so io, veramente. Siamo arrivati a questo punto, io ieri ho sentito anche di queste cose, cioè, nel senso, e la fine di tutti a ridere adesso, la fine del mondo arriva, che cazzo vi ridete, che cazzo vi ridete, magari domani, moriamo tutti lo stesso, i medici avevano ragione, hanno solo sbagliato magari un giorno, adesso ve la ridete tutti, fate i fighi, no? Però vi siete cagati addosso, no? Non mi dite che non è vero, che nessuno ci credeva a queste stronzate qui, no? Perché adesso si sono fatte tutte le seratine, le discoteche, si sono fatti lo speciale di mistero e tutti eravate lì a guardarlo, e io lo so, perché ho parlato con tanta gente, me ne sono visto i dati dell'Auditel ieri sera, me li sono visti, 3 milioni di italiani, 3 milioni di italiani, compreso io, magari. Io me lo fanno una risata però. 3 milioni di italiani, voi eravate lì ad aspettare la fine del mondo, voi eravate lì che aspettavate questa cazzo di fine del mondo, no? E invece non è successo un cazzo, e invece non è successo niente, no? E adesso siete lì che la ridete, ah, il pericolo è scampato, oh, questi Maya, sti sfigati, eccetera, eccetera. Invece, rispetto per i Maya, perché i Maya veramente sono delle persone che ne hanno sempre capito, ecco, quindi io soprattutto adesso venero i Maya. Come si dice, mi rivolgo proprio a loro che sono su in cielo, non, come si dice, non, ecco, salvate questa popolazione perché sicuramente la fine del mondo arriva, è stata solamente, come si dice, rimandata, no? Io adesso penso anche a quello lì che fa i video, no? Che diceva Mister Nichilista, no? Che il mondo sarebbe finito di qua e di là. Adesso questo povero Cristo come cazzo fa? Questo povero Cristo come cazzo fa andare avanti così, no? Uno che voleva morire, era contento di morire. Voleva che questo mondo finisse, eccetera, eccetera, e siamo ancora qui. C'è gente che veramente voleva morire, cioè, nel senso, io non lo so, non mi capacito di queste cose qui. Adesso, cioè, non andate a pigliarvela con i Maya perché non siamo morti, ecco. Siamo ancora vivi perché questi poveri cristi, vabbè, potevano dire tutto quello che volevano dire 10.000 anni fa. Adesso, ovviamente, troppo esiste la tecnologia, esistono, come si dice, tante cose. E non si credono più le cazzate che una volta si credeva che magari la Luna e il Sole girava intorno alla Terra, eccetera, eccetera. Grazie a Dio è esistita anche la tecnologia. Dopo è arrivata questa cosa chiamata tecnologia. E quindi niente, ecco. Maya credevano tante cose, come le credevano gli egizi, come le credevano tante altre civiltà. È ovvio che sono tutte cazzate, cioè, purtroppo. Giusto studiare le culture antiche, ma. Però sono tutte cazzate, non esistono dei, non esiste un cazzo, siamo solo noi in questo universo, alieni non ce ne sono, anche perché comunque per attraversare l'universo ci vorrebbero tecnologie impressionanti, io non capisco perché, se non le abbiamo trovate noi comunque in migliaia di anni e devono trovare comunque delle altre civiltà su altri pianeti. Ragazzi miei, non pigliatevela con i Maya, pigliatevela con voi stessi, che siete delle teste di cazzo. Vi saluto, ci vediamo a Natale per il messaggio natalizio, non ve la prendete coi Maya, anche i Maya quest'anno festeggeranno Natale, quindi siamo tutti più contenti e vi saluto tutti, siamo ancora vivi e soprattutto.